Thank you.
Grazie, buonasera, grazie per la partecipazione. Prima di passare alla presentazione dico soltanto una cosa, questo, ecco, grazie. Dico soltanto questo, che questo concerto è idealmente dedicato alla nostra ex, a questo punto, direttrice amministrativa, la dottoressa Annalisa Mannella, che è mancata prematuramente pochi giorni fa. E è stata una persona, fra l'altro, per quanto riguarda il Dipartimento di Musica Jazz, molto importante, perché proprio quando si è trattato una decina d'anni fa di rilanciare un po' i corsi di musica jazz qui al Conservatorio di Piacenza, lei ha avuto un ruolo molto importante nella consulenza, insomma nel sostegno di tutte quelle che sono state poi le attività burocratiche, e quindi ovviamente tutti noi ci uniamo a questo, sicuramente alla famiglia, ma anche al dolore in generale che è di tutto il nostro conservatorio, e quindi le dedichiamo idealmente questo concerto. E invece adesso passiamo alla presentazione vera e propria. E l'idea di questo gruppo è quella di recuperare un po' di materiale tratto da alcuni preludi per pianoforte di Debussy, perché quest'anno ci saranno sicuramente una serie di manifestazioni per il centenario della scomparsa di Claude Debussy, e quindi l'anno è appena iniziato e forse saremo tra i primi ad omaggiarlo. Non abbiamo un repertorio vastissimo, tra l'altro Debussy è un autore, insomma, che è un po' difficile da trattare. Il primo pezzo sfruttava un frammento di un preludio che è la cattedrale Englutì, quindi la cattedrale sommersa. E via via magari dirò due cose, però intanto ci siamo presentati e diciamo i nomi. Ai clarinetti Achille Succi. Basso elettrico Riccardo Fioravanti. Batteria Stefano Magnoli. Io sono Umberto Pellini. Ho scelto quattro preludi di riferimento, anche perché in fondo riguardano ciascuno di noi. Ad esempio a un certo punto ci sarà la ragazza dai capelli di lino, posto che tutti noi abbiamo un amico che si chiama Lino, ma in realtà l'unico che ha i capelli tra di noi è il maestro Achille Succi. La cattedrale Englutì, cioè questa struttura che poi sparisce, tu non vedi più e non sai dove sei, è lui, perché quando va per antitesi in montagna anziché al mare, quando va, sparisce e non, Riccardo Fioravanti non lo trovi più, lo chiami, gli scrivi, non c'è niente da fare, è lui la cattedrale. E poi passi sulla neve. Chi meglio, l'avete sentito quale delicatezza, maestro Bagnoli, poi con le spazzole, chi meglio di lui rappresenta questi passi sulla neve? E io sono i suoni e i profumi, perché a me piacciono i profumi, certo. Quindi noi raffinati, è così, insomma. Pensavo un altro. Pensavo un altro pezzo. Vabbè, certo. Beh, poi spesso questi temi, che io dico così, hanno un sottotitolo che però ha di derivazione molto rurale, che non dirò, quindi è impronunciabile, sono convenzioni nostre. Questa era la cattedrale Englutì, e poi faremo anche un pezzo di Thelonious Monk che racchiude quello che stiamo facendo noi, cioè quindi Work è il titolo. Bene, adesso passiamo al secondo brano. Il titolo è Debussy, un pezzo che ho ricavato da una serie di accordi
Lancialo, buttalo. Thank you.
Passi sulla neve. Thank you.
scelta di Monk è dovuta al fatto che ci si renderà conto poi che soprattutto anche in questo pezzo in fondo certi sistemi che utilizzava Monk non sono così distanti dalla musica degli impressionisti. Thank you.
suoni profumi tornano nell'aria della sera, al quale colleghiamo poi un breve tema che ho scritto, un tema piuttosto lirico, trionfale, insomma, che ci consente di chiudere forse con una nota di serenità e di vago eroismo. E quindi ringrazio Achille Succi. Il Conservatorio di Piacenza, la Sala dei Teatri. Grazie, buon consiglio. Grazie, arrivederci. Thank you.
Stefano Bagnoli, Carlo Fioravanti, Giulio Succi.
Thank you.